Si è svolto sabato 27 ottobre nella Sala Soffiantini dell'Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine il nono convegno di studi vangadicensi. L'occasione è stata propizia per ricordare il 40° anniversario del primo convegno, tenutosi il 14 settembre 1972, 2 anni dopo la fondazione del sodalizio vangadicense, l'istituzione badiese con il compito di effettuare la ricerca e lo studio di tutti i documenti e le testimonianze che riguardano la realtà storica dell'Abbazia della Vangadizza. Durante il convegno è intervenuto Ivone Cacciavillani con un'articolata intensa relazione sulla successione del 1609, la Vangadizza al centro della politica internazionale sui consulti di Paolo Sarpi. L'intervento ha evidenziato il ruolo del monastero badiese nel contesto nazionale. Il presidente del sodalizio, Camillo Corrain, ha esposto invece sul Paleoalveo di Salvaterra, antichi tragitti del Tartaro, Adige e Liverno. Un legame ideale con il primo convegno, a cui partecipò l'allora patriarca di Venezia, Albino Luciani, è stato costruito con la presenza di Marco Roncalli, che ha presentato il suo libro Giovanni Paolo I, Albino Luciani. Siamo ripartiti da quella giornata del 14 settembre del 72, è una giornata ben documentata e abbiamo rivisto le immagini di Luciani con padre Cacciamani, col vescovo Mocellini, con Gastone Fantato, con Guido Mora, con Don Pacifico Branchesi, ed è stata l'occasione per questo omaggio che il sodalizio ha voluto fare a partire dall'ultimo lavoro che ho fatto, questa biografia Giovanni Paolo I Albino Luciani, che è pubblicata dalle Edizioni San Paolo e che mi sta dando molte soddisfazioni, ed è stata l'occasione per rivedere a tutto tondo il suo profilo, il profilo di un uomo che ha attraversato tutto il Novecento, Papa sì per 33 giorni, ma che bisogna conoscere in tutta la sua parabola umana e spirituale, e è stata anche l'occasione per riprendere un po' le grandi linee del suo governo episcopale in Veneto, a partire dagli 11 anni a Vittorio Veneto, per proseguire con quelli dal 70 al 78 sulla cattedra di San Marco a Venezia. L'occasione per parlare di problemi di chiesa, per problemi di politica, di problemi del cambio della società e di quello che è stato l'atteggiamento di Albino Luciani nel rapportarsi a questo mondo nuovo che cambiava. Il convegno è proseguito con l'esposizione della ricerca storiografica di Daniele Torelli su I compositori camaldolesi presso l'Abbazia della Vangadizza nel 600 nelle testimonianze d'archivio. Lo studio ha messo in rilievo l'attività presso la Vangadizza del monaco Orazio Tarditi, importante compositore musicale del 600, che rientra nella tradizione musicale dei monasteri camaldolesi. Tarditi è una figura di spicco, ma di spicco tra una, come dire, in un contesto di compositori che sono attivi nell'ordine camaldolese cenobitico tra l'ultimissimo 500 e praticamente tutto il 600, per costituire un fenomeno, come dire, di diffusione e di produzione musicale per ora perfettamente sconosciuto e soprattutto molto sottovalutato nell'ambito della storia monastica. Il monaco dell'età della Controriforma sembra essere in qualche misura tagliato fuori dalle grandi novità che intervengono nel cambio tra i due secoli, tra 5 e 600. In realtà, riscoprendo queste figure, e Tarditi in particolare, scopriamo come invece il coinvolgimento di questi musicisti monaci fosse assoluto nell'ambito delle novità del nuovo secolo e della nuova arte barocca. Il convegno si è concluso con le illustrazioni delle tesi di laurea su studi vangadicensi di due neolaureati, la veneziana Tania Carpinteri e il badiese Cristian Sartori. È stato infine presentato il nuovo sito internet del sodalizio, realizzato da Idana Casarotto e Francesco Zamboni.